Come stanno cambiando le canzoni a Sanremo? Che differenza c'è tra quelle di 10, 20 o 30 anni fa rispetto a quelle di adesso? Ovviamente è impossibile dimostrare matematicamente se stiano diventando più o meno belle, questo è soggettivo. Ma possiamo trovare una metrica oggettiva e misurarla. Per esempio, il tema amore oggi è più o meno presente rispetto a prima? Per rispondere a questa domanda in maniera esatta e precisa ci serve un computer e un minimo di abilità. Qui ho scaricato tutti i testi di tutte le canzoni in gara da Sanremo dal 1951 fino ad oggi. Possiamo aprire tutti questi file con Python e con una piccola riga di codice cercare quante volte appaiono queste parole ogni anno. Amor, amore, cuore e passione. Il risultato è una lunga lista di numeri. Analizzarli ci porterebbe via un bel po' di tempo. Generiamo un grafico. Sull'asse verticale abbiamo le volte in cui queste quattro parole sono state pronunciate. Sull'asse orizzontale abbiamo i vari anni. Come vedete, tra gli anni 90 e 2000 la parola amore veniva usata tantissimo nelle canzoni, poi sempre meno. Nel 1990 Ming e Mietta cantavano Trottolino amoroso e tu du ta da da. E nel 95 Bocelli portava Con te partirò e tra l'altro arrivava quarto. Nel 2017 invece Francesco Gabbani vinceva Sanremo con Occidentali Scarma. Questo non vuol dire che le canzoni degli anni 90 e 2000 siano migliori di quelle di oggi, sia chiaro. Nella valutazione di una canzone entrano tanti fattori non misurabili, soggettivi, insomma va un po' a gusti. Semplicemente queste parole comparivano più frequentemente prima rispetto ad oggi, suggerendo che il tema amore fosse più presente nel passato rispetto ad adesso. Ora immaginate un vostro grafico con le canzoni che vi sono piaciute di più negli anni. Quanto influisce il tema amore? Gli anni d'oro della musica italiana, secondo voi, sono questi o no? Che ne pensate?